Simona May candidata con Noi con l'Italia, centrodestra, collegio proporzionale L'Aquila Teramo, numero 2 di Gianni Chiodi, quindi l'ex presidente della regione. Questo immagino sia per lei un onore, esperienza in politica relativamente nuova, ma già due candidature nel corso di un anno, perché si è cimentata anche con le comunali del giugno scorso all'Aquila. Ecco, come le è venuto in mente di candidarsi e di impegnarsi anche con questa sfida delle politiche? Guarda, ti dico, tutta la mia esperienza adesso nasce con la condivisione in un movimento capitanato da Gaetano Quagliariello, persona che stimo e che reputo seria e importante per la risoluzione di molti problemi nel nostro territorio, perché conosce e ha la competenza. Nel mio caso faccio parte appunto di Noi con l'Italia e tendo a precisare, secondo me è una situazione nella quale ci sono i valori radicati racchiusi nel famoso scudo crociato, inclinandoli però anche al futuro, dati quindi fondamentali questi. Come dicevi tu, la cosa importante è anche la posizione della candidatura, questo perché finalmente, se c'è veramente l'appoggio degli aquilani nei miei riguardi, abbiamo finalmente la possibilità di rappresentare il territorio dell'Aquila all'interno delle istituzioni, che ormai da troppi anni mancava, e quindi la città si è sentita abbandonata sotto questo punto di vista. Quindi sta agli aquilani, no? Dare un appoggio al nostro simbolo per poter poi vedere rappresentato l'aquilano all'interno delle istituzioni. Ecco, lei è anche un'imprenditrice e il centrodestra si rivolge molto a quell'elettorato. Questo è un territorio sofferente, quello dell'entroterra abruzzese, sono le aree fragili di questa regione. Quali sono le proposte che porterete avanti? Guarda, ti dico, come dicevi, io appunto ho vissuto nel mondo della piccola e media impresa, che reputo essere pilastri dell'economia italiana, ma a maggior ragione parliamo del nostro territorio, che comunque vive un periodo particolare anche da una ripresa post terremoto. Nonostante siano però i pilastri dell'economia, come dicevo, esse sono abbandonate a se stesse, soprattutto nell'Aquilano, ecco, nell'Abruzzo. Sono vessate da una tassazione e da una burocrazia, io direi, asfissianti. Il centrodestra, come dici tu, si occupa molto di quello che è il mondo della piccola e media impresa, e c'è ad esempio appunto l'intervento sulla flat tax, tanto a volte anche un po' denegata da altri, no? Io penso che, sai, quando non conosco bene un argomento tendo molto ad informarmi, non solo a recepire le informazioni datemi. E sulla flat tax ti posso dire che ho visto che in realtà non è un esperimento che stiamo facendo per la prima volta nel nostro territorio, in realtà è già attiva da anni in ben 40 paesi del mondo, parliamo di Inghilterra, parliamo di Russia, e è un elemento positivo che negli anni ha portato la flat tax e alla diminuzione dell'evasione fiscale, che io penso sia una cosa importantissima, perché l'evasione fiscale effettivamente nel nostro territorio è un tarlo grave che va poi sempre a colpire il cittadino onesto. Esempio degli ultimi giorni, energia elettrica. Tutti i pagamenti insoluti dell'energia elettrica alla fine ricadono sul cittadino onesto che ha sempre pagato, e questo non è più giusto. Allora, perché non attuare un sistema di tassazione che può aiutare anche in questo senso? Questo è quello che credo, insomma, che è importante.